A un anno di distanza dalla legge sulle start-up, alcune realtà del territorio si sono incontrate per fare il punto della situazione. Sono le aziende che hanno vinto il primo bando e i relativi contributi. Mazzeo, la strada è giusta, ma si può migliorare. Si è aperto questo pomeriggio il 39esimo Valdarno Cinema Film Festival, un'edizione che vede di nuovo la presenza del pubblico e guarda realtà difficili come l'Afghanistan. Giachi, queste iniziative sono ossigeno. Ritorna a Palaia la manifestazione dedicata al tartufo. Per 2 mesi il re della tavola sarà proposto in varie forme e farà da richiamo per tutto il territorio. Un premio speciale sarà destinato alla consulta del volontariato comunale. Lo sguardo va lontano, anzi è già andato, perché la Toscana, con una legge in merito, ha scommesso sulle start-up. A un anno di distanza dall'approvazione, il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ha fatto il punto della situazione, incontrando le imprese che si sono aggiudicate il primo bando. 37 i progetti ammessi, con 1.750.000 euro di risorse erogate. Una giornata di ascolto, l'ha definita Mazzeo. Credo che ciascuno di noi debba continuare a mandare un messaggio forte come istituzioni, che noi siamo al fianco di chi vuole scommettere su costruire nuovo lavoro, nuova occupazione. Abbiamo ascoltato anche tante cose che possono essere migliorate, però nelle parole delle ragazze e dei ragazzi, da quelli più giovani a chi ha più esperienza, c'è l'idea di questa Toscana, della nostra Toscana, una Toscana che vuole scommettere sul futuro, che vuole scommettere sull'impresa, sul lavoro di qualità. A noi il compito di sostenerli. Il messaggio voluto mandare è esattamente lo stesso che nel febbraio 2020 all'approvazione della legge dissi con chiarezza: noi dobbiamo essere al fianco di chiunque vuole fare impresa e vuole scommettere sul proprio futuro. Il modo migliore sia quello di sostenere le imprese nella loro crescita, dall'inizio, quando sono nella fase davvero di ricerca dei primi finanziamenti, e qui c'erano 30 imprese che hanno ricevuto il sostegno di circa 50.000 euro da parte di Regione Toscana con la legge sull'innovazione, ma anche aiutarli alla ricerca di Venture Cap. Con i prossimi fondi strutturali avremo le risorse per sostenere e anche entrare nel capitale di rischio delle imprese con quel modello chiamato di pari passo, cioè se un investitore privato investe 100, la regione fa altrettanto all'interno delle imprese. Dobbiamo lavorare molto sulla semplificazione, loro devono pensare a costruire il business, a trasformare la ricerca in valore. Tra le aziende che hanno usufruito dei contributi, società per la medicina rigenerativa di precisione, con l'obiettivo di aiutare la presa in carico del paziente per patologie croniche degenerative, per la creazione di sofisticate macchine per la stampa 3D, in particolare per il metallo, per sviluppare competenze informatiche di direzione e gestione aziendale, per fornire competenze di elettronica avanzata, con soluzioni al servizio dei processi e dei macchinari, per introdurre innovazione tecnologica nell'edilizia. Aziende impegnate nello sviluppo di un gioco elettronico innovativo, con funzioni didattiche, o nel settore agrotech, per ottimizzare il processo produttivo di piante, oppure nella creazione di un riproduttore musicale in alta qualità. In quest'ultimo ambito hanno unito le forze Franco Malerba, primo astronauta italiano e socio fondatore di SpaceV, e Marco Ghio, mente di Germina. Germina ha inventato la serra multipiano adattiva. Che cos'è questo oggetto? È una serra dove i piani dove vengono coltivate gli ortaggi muovono e si adattano alla crescita degli ortaggi stessi. Quindi è un sistema che permette di risparmiare molto spazio, perché quando la piantina è appena nata non ha bisogno di tutto lo spazio che invece avrà di cui avrà bisogno quando sarà grande. Questo a terra presenta dei vantaggi, ma ne presenta molti di più nello spazio, dove lo spazio è particolarmente prezioso.
questo poi consente naturalmente di conseguenza risparmi energetici, risparmi di acqua, tutte derrate terribilmente preziose nello spazio. Per cui abbiamo cominciato a ragionare con Thales Alenia Space, che è l'azienda che tutti sappiamo fabbrica i moduli della stazione spaziale, ma fabbrica sostanzialmente i moduli intesi come involucro. Noi adesso cerchiamo di entrare anche nei sistemi di supporto alla vita e quindi, per così dire, di arredare questi moduli, non soltanto il guscio come potrebbe essere lo scafo di una nave, ma anche gli arredi all'interno, che poi finiscono per essere anche forse un valore aggiunto più grande dello scafo stesso. Questo è il nostro challenge. Normalmente nelle serre tradizionali, quelle che tutte conosciamo, si utilizza un volume molto grande rispetto alla dimensione effettiva della pianta. Quindi vi è la necessità di condizionare un volume molto grande che disperde molta energia, perché le serre normalmente non sono realtà coibentate, perché devono far passare la luce. Quindi condizionare un ambiente molto grande necessita di molta energia che viene dispersa. Allora, la nostra idea, che è un'idea brevettata, è quella di inseguire la crescita delle piante, cioè le piante quando vengono seminate non hanno bisogno di un grosso volume di condizionamento e quindi questa serra cresce insieme con la pianta. Noi l'abbiamo chiamata serra adattiva o adattativa perché si adatta alle necessità delle piante. Le piante crescendo hanno bisogno di un volume maggiore e questo volume viene condizionato in maniera crescente. Questo cosa porta? Porta a un enorme risparmio di energia, perché ovviamente una serra può contenere migliaia di metri cubi di aria che devono essere condizionata, mentre in un contesto adattivo la serra insegue la crescita la pianta e quindi vi sono anche 2-3 ordini di grandezza in meno di volume da condizionare. Al termine del confronto, gli imprenditori hanno sottolineato i buoni effetti della legge, chiedendo però un sostegno più duraturo nel tempo e la semplificazione delle procedure burocratiche. La cifra tonda è vicina. Ma già avere il pubblico è un valore aggiunto. Per il Valdarno Cinema Film Festival, arrivato alla 39esima edizione, la pandemia è stato un incidente di percorso. Però, con il progressivo ritorno alla normalità, gli organizzatori hanno voluto riabbracciare la tradizione. Quindi una ricca programmazione, ospiti e un occhio anche lontano da casa nostra. In particolare all'Afghanistan, terra martoriata in realtà raccontata dalla regista Diana Sequeb, chiamata a presiedere la giuria. L'inaugurazione si è svolta questo pomeriggio e alla vigilia a spiegare i contenuti della rassegna sono stati Cristina Giachi, presidente della Commissione Cultura, e il direttore artistico Paolo Minuto. Una 39esima edizione che però è il sapore delle cifre tonde, è il sapore di un nuovo inizio. Io sono molto grata agli organizzatori, al Comune di San Giovanni, la regione vive di queste iniziative e i territori sono animati. In più quest'anno è, diciamo, invitata speciale la regista afghana, responsabile di moltissime iniziative nel suo territorio, quindi un festival che nel mentre celebra e sottolinea il cinema italiano e internazionale, però ha un occhio a una terra martoriata in difficoltà, sostenendo la produzione culturale che si ha in quei luoghi. Quindi ecco, trovo che sia un'iniziativa importante per il Valdarno, importante per l'area vasta e per la Toscana, ma importante anche per il messaggio che manda. Sarà molto importante perché si ritorna in presenza. Si ritorna in presenza perché le regole ce lo consentono naturalmente e infatti partiamo anche rendendo omaggio a quel gruppo di sanitari, di operatori della sanità che ci hanno difeso dalla prima ondata del virus. Infatti il film d'apertura Io Resto di Michela Aiello, che ha vinto il Bioga Film Festival 2 mesi fa, e quindi è simbolicamente importante perché poi questo è un festival con tanti altri ospiti che devono anche riportare l'amore per il cinema al cinema. Ci sarà anche la proiezione per la scuola, quindi i ragazzi si confronteranno nuovamente in una sala cinematografica
con il cinema, in questo caso anche con i fotografi di guerra, con le loro esperienze, ma avremo tanti ospiti illustri, per esempio Alessandro Rossellini, con la sua storia di vita, essendo figlio di una famiglia numerosa ma dal padre illustre, appunto Roberto Rossellini. Avremo il premio alla carriera Antonio Capuano, anche questo è molto molto importante e rilevante in generale, perché Capuano merita questi premi e ne ha ricevuti pochi. Tra gli ospiti illustri del festival spiccano Alessandro Rossellini e Jacopo Quadri, mentre il premio Marzocco d'Oro alla carriera andrà al regista Antonio Capuano. La chiusura è prevista per domenica 10 ottobre con un omaggio a Quarto Potere di Orson Welles. Tutte presenze rilevanti a dare lustro non solo all'evento ma anche al territorio, come hanno evidenziato il consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli e Valentina Vadi, sindaco di San Giovanni Valdarno. Poter riavere questo festival del cinema, che è uno dei più antichi in Italia, fatto in presenza, è già un elemento molto importante, non soltanto per il Valdarno, non soltanto per il comune di San Giovanni, per la Toscana, ma complessivamente per il cinema. Poi è anche una manifestazione che ha elementi di grande contemporaneità, con l'invito alla cineasta afghana, che è appunto una delle promotrici dei diritti civili a Kabul, quindi in questo momento credo che è veramente un valore aggiunto, e poi anche pezzi di storia come l'inizio del festival dedicato a Nino Manfredi, quindi sarà senza dubbio una manifestazione molto importante sia per la qualità della partecipazione sia perché è segno di ripresa dopo questa pandemia. Molto importante, siamo arrivati alla 39esima edizione con grande orgoglio e anche con grande sforzo. Finalmente, dopo l'anno terribile del 2020, il comitato organizzatore del Valdarno Cinema Film Festival è riuscito a riportare il festival all'interno delle sale cinematografiche. Per noi è veramente questo un obiettivo importante che abbiamo raggiunto, un festival che è un fiore all'occhiello per la nostra cittadina, ma non soltanto per il Valdarno e per la provincia d'Arezzo, che in quasi 40 anni ha portato a San Giovanni Valdarno nomi illustri della cinematografia nazionale ed internazionale, ed è sempre stato anche uno strumento per lanciare nuovi artisti, per cui noi siamo orgogliosi dal 6 al 10 ottobre di poter ospitare la 39esima edizione del Valdarno Cinema Film Festival. Autunno, stagione di bosco, castagne, funghi, ma soprattutto tartufi. Protagonista da venerdì 8 ottobre a Palaia, nell'ambito della manifestazione Palaia Terra di Tartufi. In occasione dell'inaugurazione della 35esima edizione della mostra Mercato del Tartufo e del Fungo Porcino di Forcoli, il sindaco Marco Gherardini consegnerà alla consulta del volontariato comunale il Tartufo d'Oro per l'impegno durante la pandemia. La grande novità è rappresentata dalla durata dell'evento, 2 mesi di appuntamenti dedicati al Re della Tavola. Una vetrina per l'eccellenza gastronomica, ma anche un'area geografica tutta da scoprire, come sottolineato dal consigliere regionale Andrea Pieroni. 8, 9 e 10 ottobre è il tempo del tartufo a Forcoli e a Palaia. Anche quest'anno si rinnova l'appuntamento con la mostra Mercato del Tartufo e del Fungo Porcino. Come sempre aspettiamo tante persone a Forcoli per la tradizionale mostra Mercato, dove all'insegna dell'accoglienza vogliamo valorizzare il nostro territorio con il re del bosco, il re della tavola che arricchisce le nostre colline. E quest'anno una grande novità, perché la mostra Mercato andrà di fatto avanti per 2 mesi con una serie di iniziative, di appuntamenti, di scene, di esperienze che dall'8 ottobre all'8 dicembre arricchiscono il nostro calendario degli eventi con iniziative su tutto il territorio comunale a Palaia. Quindi un grande ringraziamento all'Associazione Nuova Primavera, che conferma con la 35esima edizione la mostra Mercato del Tartufo, e a tutto il centro commerciale naturale di Palaia, ai nostri ristoratori che hanno aderito in modo generoso e con entusiasmo per fare 2 mesi del Tartufo di Palaia. Palaia per davvero terra di
dei tartufi all'insegna delle eccellenze locali. Palaia è una delle capitali del tartufo, non solo nel territorio pisano ma in Toscana. Ne abbiamo molte, quindi il tartufo e la sua valorizzazione sono uno strumento prezioso anche di promozione del territorio, uno strumento di marketing. Il tartufo legato all'enogastronomia diventa davvero una leva importante anche per fidelizzare anche turisti e visitatori, perché sappiamo bene come insomma, le prelibatezze della tavola poi rimangano ben impresse in quanto una persona riporta dalle proprie visite e dai propri giri turistici. Quindi è davvero un'occasione preziosa, anche perché il tartufo poi del resto segnala anche un territorio ambientalmente integro, salubre, e quindi anche questo è un elemento di pregio, perché appunto propone un territorio e un paesaggio ambientalmente appetibile e suggestivo.